Ciao a tutti e bentornati su WeFood. Per oggi ci spostiamo dall'Italia e andiamo dall'altra parte del continente con una ricetta tipica della cultura asiatica. Scommettiamo che almeno ognuno di voi una volta l'abbia già provata. Stiamo parlando dei ravioli cinesi. Tra tutte le loro varianti, oggi andremo a preparare un ripieno alle verdure. In questa ricetta, quello che non vi potrà assolutamente mancare è salsa di soia e zenzero. Per il resto potrete sbizzarrirvi. Bene, ora andiamo a cucinare e buona visione. Nel mentre non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale. Gli ingredienti per la pasta dei ravioli sono 300 g di farina, 150 ml di acqua tiepida e 2 cucchiaini e mezzo di sale. Iniziamo versando la farina all'interno della ciotola. Aggiungiamo il sale. E mescoliamo con il cucchiaio fino a formare una fontana, dove all'interno verseremo l'acqua poco alla volta. Iniziamo ora ad impastare con le mani, fino a quando avremo incorporato tutta l'acqua con la farina. Spostiamoci sul piano di lavoro e continuiamo a lavorare fino ad ottenere un impasto liscio. Lavoriamolo per circa 15 minuti. Formiamo una palla e dividiamola a metà. Prendiamo la prima parte e stendiamola prima con le mani e poi con il mattarello. Quando la nostra pasta sarà molto sottile, creiamo dei cerchi con un coppapasta o con un bicchiere. Ora ristendiamo la pasta in eccesso insieme al secondo panetto che avevamo messo da parte. A questo punto procediamo con lo stesso meccanismo. Con queste dosi otterremo all'incirca 16 ravioli. Ora passiamo al ripieno. Noi abbiamo utilizzato una carota grande, due zucchine piccole, una cipolla, tre foglie di insalata verde. E dello zenzero tagliato a pezzettini. Mescoliamo il tutto e aggiungiamo sale e olio. Poi cuociamo il nostro ripieno nella padella per circa 10 minuti. Dopodiché aggiungiamo la salsa di soia e facciamo cuocere per altri 5-10 minuti. E il nostro ripieno è pronto. Ora dedichiamoci ai ravioli. Mettiamo un cucchiaino di ripieno al centro e bagniamo le estremità con un goccio d'acqua. Formiamo il raviolo piegando su se stesso un lato dell'impasto e attaccandolo all'altro. Ed ecco che i nostri ravioli sono pronti. Procediamo con la cottura. Noi li prepariamo in padella, ma potete anche farli al vapore. Mettiamo un filo d'olio sulla padella e lasciamoli cuocere a fuoco alto per circa 5 minuti, fino a farli grigliare. A questo punto abbassiamo la fiamma e aggiungiamo qualche goccio d'acqua sulla padella. Copriamo con un coperchio e facciamo cuocere per altri 15 minuti. I nostri ravioli sono pronti per essere impiattati.
Bene, speriamo che la ricetta di oggi vi sia piaciuta. Se la rifate con i vostri amici, condividetela sui social e intanto lasciate un bel like e un commento qui sotto. Seguiteci anche su Instagram, vi lasciamo il link in descrizione e, cosa più importante, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale, così non perderete nessun video. Per oggi è tutto, ci vediamo alla prossima con un nuovo video, sempre qui su WeFood.